Ciao bambini, oggi costruiremo un gioco sempre da fare in casa che piacerà molto, soprattutto ai maschietti. Per farlo servirà una scatola delle scarpe senza coperchio, dello scotch, il grembiulino e il tappetino, dei pennarelli, due fogli bianchi, la colla sia Vinavil che Stick, due bastoncini tipo quelli per gli spilini, delle mollette, della tempera blu e verde, del pongo, barattolini, una forbice e dei pennelli. Iniziamo subito prendendo la nostra scatola e iniziando a colorare il fondo di verde. Metteremo la nostra tempera e inizieremo a colorare. Così. Con l'azzurro poi coloreremo tutti e quattro i lati. Per fare più veloce ve ne faccio vedere solamente uno e poi voi colorerete anche gli altri. Piegheremo la scatola così e inizieremo a colorare. Quando tutti e quattro i lati saranno ben colorati, dovrete mettere la scatola ad asciugare per un po' e aspettare. Nel frattempo possiamo utilizzare le nostre mollette e costruire quelli che saranno i giocatori del nostro calcetto che stiamo costruendo. Quindi prenderemo le mollette, ne serviranno 5 per squadra, quindi 5 di un tipo. Se le avete dello stesso colore anche per l'altra squadra, oppure potete usare dei colori diversi. Prenderemo un foglio e disegneremo velocemente degli omini, facendo la testa, il collo, pancia, le braccia, le gambe. Poi potrete colorarlo del colore della vostra squadra preferita, ad esempio. I giocatori di una squadra potranno avere la maglietta nero-azzurra, così. Con i pantaloncini neri. Le scarpe. Insomma, potrete colorarlo come meglio potete. Io ve li ho già preparati. Una volta pronti andranno ritagliati e appunto incollati sulle mollette, 5 di un colore e 5 dell'altro. Quando la scatola sarà asciutta, poi andremo a riprenderla e faremo 4 buchi per ogni angolo, 4 di qui e 4 di là. Potremo aiutarci con un avviro. In questa cosa fatevi magari aiutare dal papà e dalla mamma perché la scatola di cartone può sembrare un po' dura. Prenderemo poi i nostri bastoncini e prima li infileremo così. Uno, due. Ne ho presi solo due. Bene, me ne sono dimenticata due. Comunque, poi ci attaccheremo i giocatori così e il risultato finale sarà questo. Un bellissimo campo da calcio con 5 giocatori per ogni squadra. Così. È scappato un giocatore. Io amo del... L'avevo messo qui. Così. Poi sui due lati, sulla
sempre con il cartoncino che avevamo preparato, ritaglieremo due rettangoli bianchi che saranno le nostre porte. Useremo la colla e andremo ad incollarli per ottenere una porta da un lato e una porta dall'altro. Ora per giocare ci manca solo la pallina. Per farla useremo un pezzo di carta normale e lo appallottoleremo, oppure possiamo usare della carta velina. Se usate la carta velina vi consiglio alla fine di prendere dello scotch e usarlo per arrotolarlo. E lo mettiamo nel nostro campo. Al fine degli spiedini, per non sentire più quella punta antipatica, possiamo prendere del pongo, facciamo delle piccole palline e le mettiamo così. Voilà bambini, il gioco è pronto. Ora dovete solo divertirvi e sfidare papà e la mamma. Ciao, buon divertimento!